avremo la possibilità di riflettere, avremo la possibilità di come sperimentare, di metterci anche attorno a una tavola, ecco, magari medievale, ecco, per gustare i cibi così come forse li preparavano i nostri antenati. Celebrazioni religiose, momenti spirituali, ma anche eventi e spettacoli per festeggiare il taumaturgo portoghese. Una rassegna che guarda al mondo e all'attualità che, nell'anno dell'Expo, mette al centro delle iniziative le tematiche del cibo, che deve essere considerato qualcosa che va oltre al nutrimento del corpo. Anche pensare a chi cibo non ne ha, ma io direi anche pensare a noi che tante volte sprechiamo il cibo che abbiamo. L'11 giugno i portoni della Basilica si apriranno per dar vita a quella che i frati definiscono la notte bianca dei giovani per Sant'Antonio, un momento di incontro sotto le cupole per i giovani fedeli. Quest'anno una sorpresa per chi si chiama Antonio o Antonia e derivati. Il 13 giugno, presentando un documento d'identità, potranno accedere gratuitamente ai musei civici, Palazzo Zuckerman, il Museo Diocesano e il Museo Antoniano. E l'attualità porta Padre Poiana a commentare anche le polemiche che stanno crescendo in città dopo la manifestazione voluta dai commercianti contro l'accoglienza selvaggia. Aprirsi fa bene alla salute, psicofisico, spirituale. Chiudersi di solito è il segno della morte.